certo non è mensa, mi è piaciuta. Oddio che casino che stiamo facendo qua, porco Diaz, sta crollando tutto. Ah, sono già arrivati gli assaltatori imperiali anche. Faccio di culo. Siamo di fuori. Gli assaltatori imperiali facciamo di fuori. Non ti anime. Sta bloccato però. Vabbè, andiamo avanti da fangolo. Non hai scampo. Non costringermi a distruggerti. No! Devo trovare un modo di entrare nell'acqua. Oh, okay. Sembra essere bloccato. Ma va? Levati di torno, abbiamo fretta! Che scoperta, sembra essere bloccata. Come sei intelligente, vero? Porco due, quanta gente qua! Non mi aspettavo di trovarmi così tanta gente via per angolo. Un troppo forte per voi, però. Scappare! Langa! Io l'ho dato al mio creatore! Abbiamo quasi raggiunto la salvezza! Shit. Se mi consente, signore, io... Parte! Giove, partiamo! Non preoccuparti, R2, stiamo andando, stiamo andando! No, stai tranquillo che qua c'è la situazione paginosa. Questi sono inseguiti. No, non dimentico di volare di nuovo. Pronti alla velocità. Potrebbe della essere. Luce. Si stanno avvicinando. Ah sì? State a vedere. Prima ho notato che l'iperguida era danneggiata, per cui è impossibile raggiungere la velocità della... Ci vorranno le mie manovre spettacolari. No, insomma. D'accordo, Chu. Sei pronto? Tenetevi forte, si balla! Che cosa devo fare? Non configure i cacciatari. Visto? Okay. Ne uscire, lo prometto. Facciamo fuori le torrette che è meglio. Ecco, tu non posso... Ok, due andati. Sono fuori anche le torrette che mi danno abbastanza fastidio. Facciamo un po' anche di mattoncini nel frattempo. Abbiamo altri cacciatai alle calcagna. E ho notato che qua ne avessimo prima, perciò è un miglioramento. Ok, me mancano 4. Fare adesso sinistra qualcosa. Potrebbe andare ancora maggiore. Ok, girata del tutto. Scendo per obiettivo. Okay. Non ho intenzione di stare qui tutto il giorno. Dobbiamo scappare da questi Star Destroyer. Ma fai facile te, io odio pilotare robe. C'è un motivo se tu odio pilotare robe. Una, due, fatti. Dobbiamo impedirgli di tracciarci, perciò... Dobbiamo sparare ai loro radar. E alle loro torrette. Quelle cose hanno una grande portata, fidati. I cannoni laser normali non li scalfiranno minimamente. Dovrei colpirli con un siluro protonico. Mi servono i siluri protonici. Dove li trovo? Sono un paio di domande. Ah, se il tempo mi ricarica, va bene, perfetto.
Pacco 2. Sì, sono un vero Jedi, va bene, mi fa molto piacere. No, non serve te. Via. Via. Ok. Via. Asteroide. Giove in posta 271. No, pallavolo 27. Cazzo sto dicendo? Per entrare in un campo di asteroidi. Sì. Sarebbero pazzi a seguirci, dico bene? E lo fanno lo stesso tanto. Signore, le probabilità di attraversare con successo un campo di asteroidi sono... Non parlarmi di probabilità. Non posso credere che lo stiamo facendo. Nemmeno io stamattina credevo che saremmo arrivati fin qui, principessa. Ho capito, ma perché mi fate venire qui da... anche farci un campo di asteroidi, mannaggia voi. Arco 2! Non me l'aspettavo. Certo che non era mia intenzione. Madonna, che casino. Mi sto anche divertendo in realtà, però... No, aspetta a spararmi! Diamo un'occhiata qui. Chiedo scusa, signora, ma dove stiamo andando? Mi avvicino a uno di quelli più grossi. Più vicino. Più vicino. Là, là dovrebbe andare bene. Spero tu sappia ciò che fai. Già, anch'io. Ah, ok. Tutto sì. Bene, R2. Sto solo impostando una nuova rotta. Sì, sì. Andiamo nel sistema di Dagobah. Allora, mappa galattica. Dagobah. Viaggia, spazio di Dagobah. Andiamo. Ma come muovono l'iperspazio, sono un fenomeno. No, però è bellino. C'è molto nave finora. Una cosa che non è che mi piace molto, però vabbè. Obi-Wan ha detto che dobbiamo trovare un maestro Jedi di nome Yoda, che potrà addestrarmi su Dagobah. Andiamo. Non rilevo alcuna città o tecnologia. Tuttavia viene segnalata la presenza di enormi forme di vita. Ci sono esseri viventi laggiù. Sì. Non è che ho preso... Cioè, figo, guarda, sembra la Terra, oddio. Però... Direi che può essere una piena di forme di vita. Andiamo avanti con la storia. Tiriamo su questo bellissimo pianeta chiamato Dagobah. Andiamo a trovare un bel non scomparso maestro Yoda. Sì, dai, a terra. Madonna che bella la navetta comunque.
Ma poi nella realtà. Tieniti forte. E si è un po' impantanato. Ah, così si nuota. Allora, sposta. Devi fare più attenzione. Non credo minimamente che sia stata la rana, però vabbè. È assolutamente sicuro, ne sono certa. Sta diventando buio. Dobbiamo accamparci per la notte. Dov'è l'equipaggiamento? Grandioso. Beh, non mi farò una nuotata per recuperarlo. Diamo un'occhiata in giro. Speranza che allontani gli insetti e qualsiasi altra cosa sia in agguato qui intorno. Direi.